Allora, salve ragazzi, ho dato 24 minuti, infatti mi trovo. Ora facciamo questo. Ah, qua è bello, ci sono dei nemici che sono praticamente un riferimento ai retti, alle lucertole di lava, come si chiama, quel dell'episodio 2. Del secondo capitolo, capitolo 2. Eccoli là, che poi li hanno aggiornati. Ma che vuoi? Saluti. Non ce lo dimentichiamo allora di farlo. Ok. Distruggiamolo, mizzica. Mamma mia che mazzo. Vi giuro che alcuni non ci pensavo. Tutto qua, finito? Voglio essere sicuro al 100%. Ok. Ah, parliamo con lui. Accidentaccio, Spyro. Ero venuto per dare un'occhiata al mio prigioniero e ho scoperto che era scappato di nuovo. Poi, quando sono entrato nella cella per cercare indizi, uno di quei dinosauri teppisti mi ha chiuso dentro. Ora loro sono in giro a combinare guai e io non posso farci nulla. È un coniglio. Accidentaccio, Spyro. Ero venuto per dare un'occhiata. Ok, ripetitivo, vabbè. Penso che mi diceva qualcos'altro. Va bene, andata. Allora, l'estetica non so meglio perché li hanno modificati molti, ma se guardiamo l'originale, meno male l'originale, raga, sappiate che in realtà somigliano molto a quelli là originali. Cioè, quelli là delle lucertole di lava si somigliano anche fin troppo, anzi. Ma no, che mazzo. No, mazzo no, perché ritorniamo dove prima. Lol. Ok. Sì, questi sparano, dobbiamo cercare di non farci già, ma va bene. Oh, a tempistico proprio, Madonna, come mi hanno fatto male. Oh, la tempistica, mistica. Oh, oddio, quello è il triceratopo. Vabbè, cacchio, ti ha colpito. Madonna, il fatto che ti ho colpito è una barzelletta, che non ti ho colpito. Guarda che cacchio ti aveva visto qui. Allora. Ok, ma io mi ricordo che si spacca un stelletere. No, no, non qui. Ok. Madonna ragazzi, che strage che faccio. Io mi ricordo che qui non finì subito la partita perché non sapevo dei... ecco, le cose che si bruciano, insomma. Ok, no, stavo guardando. Sott'acqua. Ok, è andata. Inizia, che cosa stavo per fare involontariamente, inizia. Però... qui si può sfondare. Bravo. Romei. Oh, quel ciucciotto, ma che carino. No, vabbè, allora, no. Mo vi picchio. No, vabbè, come cazzo avete fatto? Come? No, vabbè, allora, mi hanno sparato quando stavo... ho preso l'uovo. No. Vedi che il gioco allora è bastardo dentro. Madonna, ma che bastardi, scusatemi, ma veramente mi hanno colpito proprio con nonchalance, con tutta la cattiveria di questo modo. Ok, scusatemi, sono andato, rimasto a capire dove devo andare. Essendo che cerco sempre di evitare che mi colpiscano. Ecco qui. Allora, qui sono solo cose che esplodono, quindi non dovrebbero lasciare gemmi, presumo. Certo.
E vabbè, esagerato. Vai, mangia. Oh! Ah, chi ti aveva visto? Oh, la tempistica, mizzica. Schivi uno e l'altro ti colpisce, cioè, fantastico. Vabbè, c'è sta, sennò che razza di gioco... se non ti metto quella difficoltà da farti bestemmiare. Cazzo, mi ha preso! Non me l'aspettavo che mi avesse preso. E non solo, in fondo c'è pure una gem. Meno male che l'ho notata adesso. Anzi, sappiate che dopo dovevo rifare tutto il percorso con un nostro amico. Sì, l'amico in questione è la scimmia. Abbiamo sfondato il muro. Accidenti! Allora è così che i miei prigionieri continuano a fuggire. Porta via questo uovo di dinosauro prima che si schiuda. Era il più piccolo della nidiata, però. Beh, per nostra fortuna, Kiki. Oddio, mo l'ho letto. È mille spingarde. È il dinosauro più carino che abbia mai visto. Allora, piccola parentesi, avete notato chi c'è? Wanted, ricercate il nostro amicone. Ecco, non trovo distrutto. Ok, sì, infatti. Va bene, in teoria abbiamo una missione da fare, anzi due. Prima saliamo qua sopra. È una questione di gemme, raga. Madonna. Sto per fare una sciocchezza. Ok, ora andiamo. Uno di quei dinosauri ha buttato un uovo nel pozzo della miniera allagata. Andrei io a riprenderlo, ma non sono molto bravo a nuotare. L'avevo terrorizzato. Là sotto ci sono mille pericoli. Vada bene a non farti male. Grazie. Questo qua a livello non me lo ricordavo proprio. Problema, è lo stesso quello là di non farti... Ah, vabbè, però forse è più semplice. Non ce la tiriamo, eh. Vabbè, dai, il tronco lo potevate anche evitare, mamma mia. In realtà è molto più, ripeto, semplice. I Rinoc ero più fastidioso. Ok, ci sono più bombe, va bene, però... Oh, vabbè, questo allora siete bastardi però, eh. Mettere... No, vabbè, allora no, aspetta, no. Allora siete stronzi, aspetta. Allora siete degli infami di prima categoria. Vabbè, è il gioco originale che era così. Ricordate, i giochi degli anni 90 erano infami. Sono più infami loro che tutti gli altri giochi che la gente se lo scorda, ma... Di cattiveria... La cattiveria degli anni 90, non so, cioè, è elevatissima, cioè non pensate che Dark Souls, Ender Ring, che giochi capastardi, giusto, voi pensate a quelli. Ah, volevi? Ah, mamma mia. Vabbè, poi a memoria. Vai a memoria. Solo che devi essere brava a ricordarlo a memoria. Non devi farti prendere quello sale. Ok, di qua. Ok. Aha. E adesso? No! Sopra! Che culo! Troppe mine! Ma no, cosa ho schivato! Ruoti proprio come un pesce, giovane drago! Maro Elliot, maledetto Elliot! Oh, non me l'aspettavo, non me lo ricordavo questo! Secondo me non l'avevo fatto, ma è rarissimo che l'avevo completata, eh! Rarissimo che la facessi! Lo sceriffo
ha promesso di nominarmi suo vice. Vado ad aiutarlo a togliere di mezzo i dinosauri. Vai, sterminiamo dinosauri. Se ti calmassi per un attimo e la smettessi di gridare, potrei spiegarti cosa sta succedendo. La banda di Bailey si è rintanata in quegli edifici laggiù. Voglio che tu vada a stanarli dai loro nascondigli. Beh, buona fortuna. Ah, avete visto? È tutto automatico, raga. Sì, è un classico stile arcade di una volta, ragazzi. Guardate, guardate che segnalata. Sì. Sì. Tutti sti gettoni, poi li prendo, eh. Oh, ma come hai fatto a prendermi? Bella mira, Rex. Lol. Ho una vita, ragazzi. Già ho perso. Qua sto ricercando tutti i nostri compagni. Attenzione che qua me lo ricordavo. No, cavolo. È andata così bene. Che poi le gemme le devo riprendere, eh. Cioè, dopo io posso passare per di qua. Però prima devo fare sta modalità qua del cavolo. Cioè, modalità qui su quel cavolo. È bellissima. Le cose classiche le adoro. Devi anticiparli tutti. Guarda come arriverà. Ma dai, un proiettile che non c'entra nulla. Vabbè. Dai. Classici proprio, raga. Sì, voglio abbattere tutti così sono tranquillo con lo spare, eccetera. Già con lui non è facile. È bellissima questa modalità, raga. Arriva, è nato, alle spalle di nuovo. 1, 2, 3. Lo volevi? Ok, non lo so adesso che me ne andrà a finire. Lol, bellissimo. Un rosso! E non l'ho preso. Bellissimo, mamma mia raga, è troppo divertente. Se poi prendi la mira, sì. Aia, mi ha preso all'ultimo, dai. No, non l'avevo visto. Madonna. Passo proprio perché la banda di Bailey ci tenesse tanto a rubare quest'uovo. Non è da loro. Probabilmente era un furto su commissione. Tanta roba. Quella dannata banda di Bailey. Beh, cercherò di tenerli a bada finché qualcuno non viene ad aiutarmi. No, perché? Ma ecco, perché io lo devo prendere, non stiamo scherzando. Vedete? Però scusami, non ci doveva stare quello verde là? Io le ho battute tutte, le ho preso. Ok. No, infatti l'avevo preso, il verde si è buggato. Vedete che girando così c'era un altro uovo.
qua, Sergio. Questo si chiama Sergio. Oh, no. Ok, è andata. In teoria dovremmo averlo completato, raga, eh. Volevi nasconderti qua, eh. Magari. Ok, vedete? Ok, c'è un problema, mi ricordo che mancherebbe... l'ho nascosti proprio. Ragazzi, però mi manca alcuni. Mi manca quello là verde, che l'avevo visto prima, e quindi vuol dire che si è buggato. Quindi lo dovrei rigiocare per risbloccare quello verde. Ma mi ricordo che c'era. Lo rifacciamo per sicurezza. Quanto mi manca? Salto della fede, lol. Ne manca uno. Salto della fede. Ah, ecco dov'era. Ecco dov'era il verde. Però vedete. Allora, vedete che mi ricordavo che c'era. Avete visto che c'erano dei bastardelli che dovevi prenderlo solo in questo modo. Però è strano che ha detto salto. Mamma mia, ragazzi, piccolissimi proprio. Allora, il salto della fede dobbiamo fare con Spyro, adesso pure forse dove. E là ci sono le ultime gemme rimaste. Sì, perché adesso siamo in una condizione che dobbiamo prendere le ultime gemme. Comunque, meno male che mi sono ricordato che non mi trovavo con i risultati. È perché avevo distrutto i vetri. Bene, ora c'è cosa pure andare. Con Spyro che fa il salto della fede. Quello è il fatto. E il bello è che so pure dove lo devi fare. Allora, c'è una zona. E secondo me è proprio qui. No. Era qui in zona. Qui non lo posso andare, vedete? Però di là, a quella parte lì, c'è una bastardata. Io mo ricordo. Io mi ricordo che c'era un cacchio di tuffo brutto da fare. Infatti stesso l'uovo si chiama Salto della Fede. Avete sentito? No, c'è un coso che fa il salto della fede. Sto cercando solo di ricordare qual era. Che faccio? Ce lo dimentichiamo di lui, eh? Vado a capire moto stava. Salto della fede. Non mi fiderei moltissimo però, eh. Ma forse un'idea ce l'ho adesso, lo sai?
No, non è come penso. No, vi giuro. C'era un salto, un tuffo che dovevi fare, maledetti bastardi, me lo ricordo. E io mi ricordo che era da qualche parte qua. Eccolo! L'ho scoperto, il salto della fede. Che cosa avevo detto prima? Che mi ricordavo dov'è. Era vicinissimo, a due passi, ragazzi. Sta là praticamente. Mamma mia, come me lo ricordavo. Ho detto, ma che è qua? Ma lo ricordo che era qui. Poi mi è venuto spontaneo, ho detto, ma non è che devo saltare di così? E infatti. No, non è facile, prendo l'angolo, lo spigo del cavolo. Mamma mia, basta quel poco e ti freghi. Comunque, cavolo, ho perso molte vite, eh. Ho perso molte vite. Però, ma, ce la faccio. Anzi. Sì, perché tu da lì non lo vedi, perché è girato. Vedete, adesso ora lo vedo meglio. Madonna, il salto della fede è un corno. Un salto di merda, non è della fede, un salto di merda. Oh, eccolo. Adan e non solo. Allora, quanto mi manca, scusatemi. C'è un problema qui, perché 702 a posti 700? C'è un problema di calcolo. C'è un problema di calcolo, ragà. Ausenti, dice che è al 100%. Mi è strano. Avete presente quella cosa strana, forte? Infatti siamo a due in più. Non doveva essere due in più, raga. Non doveva essere due in più. È la mia paura, è che è calcolato male. Fatemi vedere. Voglio stare tranquillo sulla cosa. E infatti il livello mi dice che non è completo. C'è un errore qua. Vabbè, pazienza raga, pazienza, è andato. È strano. Questo, non mi ricordo se nell'originale aveva pure sto problema. Sapete che mi sembra di sì? Che fu proprio una cosa del tipo che non riuscivo a metterlo completo, però in realtà lo era. Anzi, forse ne avevo pure uno in più involontariamente. Va bene. È un uovo in vendita. Questo lo vedremo alla fine. Infatti dice 100%, però in realtà c'è una cosa da fare. Me l'ha spoilerato la cosa. Comunque ragazzi, la stacchiamo qua perché abbiamo il circuito marino e poi andiamo a battere la maga. Qui del 38, passo e chiudo. Bella ragazzi.